Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Abandon Ship. In questo nuovo episodio andremo a continuare a esplorare l'area. Abbiamo trovato qui sotto degli eventi molto particolari che non ci sono mai capitati. Cioè, più che altro, beh, questo non è un problema, queste sono delle risorse in più, questa è una scialuppa, ma il punto esclamativo rosso, sono molto curioso di scoprire di che cosa si tratta. Allora, qua c'è una nave là in mezzo che però non andrei ad affrontare subito, andrei ad affrontare magari in un secondo momento. Vorrei prima vedere il nostro tizio che sta affogando, vedere se riusciamo a trovare qualcuno che magari ci può dare una mano. Ottimo, un cannoniere in più, buono. Così abbiamo dovuto pagarlo, anche se abbiamo un cannoniere in più che non è che fosse proprio quello di cui avevamo bisogno in questo momento. Si sono schiantati contro le rocce, direi che non ci conviene provare. Ora ci sono dei pesci, li prendiamo con molto piacere. E nulla, nave. Allora io direi facciamo questo più l'evento del culto. Having reached the island marked on the map, you follow a path to the area marked with a cross, battered by the winds as you go. A small abandoned hovel, e quindi è una quest, probabilmente ci siamo persi, is the only landmark of interest, and it appears to be the only feature of note replicated on the map. Exploring the area, you notice a cairn with a piece of wood wedged into the stones at the head. Etched into the wood is a word, Mother. The map wasn't marking a treasure after all, but you suspect it was nevertheless of great value to the original owner. You suddenly make your way down the windstep path back to the ship. To Gustmir. Dov'è Gustmir però? Qua è Gustmir, siamo già a Gustmir. No, l'abbiamo finito la quest semplicemente. Può darsi. Andiamo ad attaccarli, sì, è necessario. Così diminuiamo anche un po'. Sono parecchi! Sono in 6. È vero che noi siamo 7, però. Ah, tu. Stai qua, abbiamo da prendere qualche blueprint? No, quindi teniamoci a debita distanza, magari. Lì. 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 E qui. E cerchiamo per quanto possibile di danneggiarli. Ok, un discreto danno. Anche loro ci hanno fatto un discreto danno, effettivamente. Occhio! Voi andate a riparare. Perché prendono un sacco di danno in questo momento. Le vele. Ok. Vai qua. E tu vai qua. Riparate, 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 perché sennò qua se ci spezzano le. Dove sta arrivando l'Alifron? Quassù. No, tu vai riparare. Ah, è andato, è morto già. Allora, cannoniere 1 vai qua, cannoniere 2 vai qua e tu vai anche qua.
Oh, c'ho le vele, porca miseria, le vele, le vele. Mi hai preso un bel po' di danno, mi sa. No, non volevo farti sparare con quello, stupido che sono io. Con quella là dovevamo sparare. Di nuovo, occhio. Oddio, acqua a bordo. È che il prossimo giro li tiriamo giù. Dovremmo almeno. Di nuovo. Andata. Ottimo. Abbiamo preso un po' di danno effettivamente. E questo non è buono, però. È rimasto qualcosa in giro? Ah, è rimasto su quello, sì, effettivamente. Andiamo a fare l'evento nave e poi andiamo a ripararci. O direttamente a ripararci, boh. No, facciamo l'evento nuovo, che non si sa mai. Aia! Ci siamo presi del danno. Beh, dei soldi, ma del danno. Ok, riparate un po' e andiamocene via di qua. Ok. Ce ne sono due, entrambi non esplorati. Proverei ad andare su quello sotto. Ah, fanged rocks rise from the waters and will easily impale unwary vessels. Natural channels have formed, allowing safe passage through them, but they also prevent normal ship maneuvers. Battles in this area will commence at a random distance chosen from close, mid, or far. Both you and the enemy will be unable to change distance from the duration of combat. Ok, quindi dobbiamo per forza tirarci giù a vicenda. C'è un faro per caso? No. Allora, ci deve essere però un'isola in quella zona, probabilmente, che... Casi, c'è uno in mare? Niente, abbiamo perso provviste e neanche sopravvissuto. Vedete che brutto posto dove girovagare qua. Ok, qua c'è un porto. Vendiamo un po' di roba all'apothecary. Ci ha dato poco niente. Perché 10% increase? Boh. Perché ci sono i tizi cattivi? E qua cos'è che abbiamo? Il mortaio. Ah, questo è molto buono per sparare con precisione, non male. Hullcracker Cluster Bomb. Berserker Jetgun. Ma perché robe qua? Advanced Crow Nest, Hull Armor. Che non è male.
La lifeboat sarebbe servita a un certo punto. Quindi direi che possiamo prendere la lifeboat. Full armor, no, per ora no. Magari quando guadagneremo dei soldi vendendo le cose, sì. Allora, vediamo se ci sono delle novità qua da esplorare. Qualche evento in particolare. Mi sa che ci capiterà il culto addosso. Ah, non c'è il culto qua? Forse no. Ah, no, sì, c'è. C'è una nave. Oh, cos'è qua? Oddio, no. Questi sono quelli malvagi. Quelli sono malvagi anche. No, voglio passare di... Non si può passare di qua, no. Mi sa di no. Vabbè, allora facciamo questi due eventi, vediamo un po'. Per non doverci tornare. Ah, ok, abbiamo trovato dei soldi. Ok, è una nuova stile. Nulla di nuovo, gli eventi alla fine non è che cambiano tantissimo. Allora, abbiamo della gente. No, siamo qua vicino, ma non possiamo cambiare distanza. Ma che non è dire, poi a parte che. Cioè, piuttosto che rompergli le vele, tanto non possono muoversi. Vai a caricare qua. Ah, me ne hanno zoppati tre qua, praticamente. Tiriamole giù per piacere senza perdere troppo tempo, perché qua sennò prendiamo un sacco di danni allo scafo, mi sa. Mi dà l'idea. E spegne il fuoco. Ok, ripara, buono. Torna al posto di combattimento, dubbio, no, niente. Dai, alzati. Stiamo prendendo parecchio danno comunque, nonostante tutto. Anche se siamo messi bene. E curare quello. Dai, dai, dai. Si può fare, si può fare. Più che altro sono curioso di sapere, questi una volta che hanno raggiunto tutto il massimo, che cosa vanno poi a potenziare di più? Ok, fondata, buono. E hanno distrutto anche i cannoni, in realtà. Oh, 40, buono. Non male. Oh, andiamocene via di qua. Andiamo a esplorare un altro po'. Vediamo se c'è qualcosa di interessante ancora da vedere. Ma vediamo quest'altra zona qua sotto. Così vediamo se riusciamo a vendere qualcosa. Per pagarci le riparazioni, perché qua avremo bisogno di un po' di riparazioni. Possibilmente prima che arrivi il culto, perché se arriva il culto con la nave messa male potrebbe esserci qualche problema. Poi dipende anche da che evento del culto ci capita, perché potrebbe capitarcene anche uno non particolarmente pericoloso, quindi.
Allora, facciamo questo evento qua, già che ci siamo. Va bene, ci siamo salvati con la scialuppa. Per fortuna che abbiamo comprato la scialuppa, tra l'altro. Andiamo su questo e poi andiamo in là. No, non voglio scapparne, voglio tirarla giù perché altrimenti non ci danno dei soldi. Allora, tu vai qua. Vai qua. Qua. Tu vai ad aiutare loro. In realtà che mi sembra più efficace effettivamente in questo momento in cui la distanza non si può avvicinare o allontanare, cioè non si può gestire. Vai a riparare. Andate a sparare di qua adesso che... No, non volevo spararla, ovviamente. Spegni il fuoco, spegni il fuoco. Tu ripara. Spegni, spegni però. Perché non spengono? Ne avevo rotto i cannoni, che è successo? Vabbè, è andata giù tanto. Non abbiamo preso il blueprint, ma non potevamo prenderlo comunque. In ogni caso. Dacci un po' di soldini, please. Ma solo 23, vabbè. Dov'è che devo andare? Lassù, ok. Si riesce a passare di qua, no? Devo passare di qua. Dai, prima che arrivi il culto, per piacere, prima del culto. Ok. Allora, ripariamo. Ottimo. 36. Upgrade and supplies. Facciamo il full armor. Non so se ha senso. Adesso è meglio direttamente comprare quello più avanzato. Advanced Crow Nest. No. No, vabbè, no, però niente. Veniamo un po' all'Explorer Guild, ok. E poi andiamo a esplorare qua in giro queste altre zone. Cosa sta succedendo qua? Ok, una nave del culto sta venendo da noi. Attento, se noi ci mettiamo vicino a un forte, il forte spara alla nave del culto. Allora, si è messi abbastanza bene, nel senso che dovremmo riuscire a gestircela con tranquillità. Non possiamo avvicinarci in nessun modo. Siamo molto lontani, però. Tu è inutile in realtà che stai là a girovagare, perché tanto non...
Allora, aspetta, tu vai a fare le riparazioni che è necessario. Voi altri pronti per l'Alifron. Ok, su tre qua. E gli altri due qua. Ok, tu vai qua. No, vai a riparare le vele piuttosto perché si è messi molto male in quanto a vele. Ah, avessimo messo l'Advanced Crow Nest sapremmo a che punto sono i loro danni, ma non l'abbiamo fatto, quindi niente. Tipo, devo cliccare là per riparare, ma tu vai a curare lui. Ok, vai a riparare sopra, che c'è un hull crack. Ok, questa nave del culto non dovrebbe crearci più troppi problemi, mi sa. Sta andando giù che è una meraviglia. Vai, ripara. Ottimo, ok, è andata. Non abbiamo preso il coso, ma non potevamo prenderlo. Ok, allora vediamo se c'è altra roba qua in giro, ma direi che possiamo concludere anche qua l'episodio. No, ecco, non entriamo magari nell'area di quello e continuiamo nel prossimo, continueremo nel prossimo a vedere che cosa combineremo qui. Nel prossimo episodio molto probabilmente riusciremo ad andare anche nella zona successiva. E andare a vedere se riusciamo a combattere il Kraken come è necessario. Allora, facciamo questo evento. Avviciniamoci. Ok, li abbiamo salvati e abbiamo guadagnato del morale. Buono, buono, buono. Direi che adesso sì, dobbiamo per forza concludere. Dai, esploriamo ancora un attimino, piccolo, piccolo. Dei soldi. Vabbè, dai, concludiamo qua. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.